Davvero inviterei sul palco i nostri ospiti di questa sera, Laura Puppato, Walter Tocci e Massimo Vanni di Repubblica, che lo attendiamo a coordinare l'incontro. Monica, ti manca una sedia. Ma ce ne due altri microfoni. Il microfono là funziona. Io sarei passato da dietro. Ecco Massimo Vanni. Scusa, sono affidato alle regole. Ci rimangono di scusa. No, c'è delle regole. Io... Ma scusa. Va bene, allora, a me il piacere di presentarvi gli ospiti di questa sera. Sono particolarmente contenta. Stasera è l'ultimo incontro dibattito della festa del Partito Democratico di Greve. Ne abbiamo fatti diversi, abbiamo affrontato temi di politica locale, nazionale, lavoro, diritti, cultura, abbiamo legalità, abbiamo incontrato Federico Gelli, abbiamo fatto un incontro su giovani e precariato, abbiamo incontrato il sindaco. Abbiamo incontrato gli scrittori, quindi insomma in qualche modo abbiamo provato a discutere un po' al Parco di Sant'Anna. Stasera ovviamente è un appuntamento importante perché abbiamo due ospiti di politica nazionale, sono due parlamentari del PD, Laura dice due eretici, poi capiamo perché. Allora, Massimo Vanni di Repubblica naturalmente vi presenterà e vi racconterà lo spessore dei nostri ospiti, ma io mi prendo il piacere davvero di presentarli con un po' di affetto. Laura Puppato, parlamentare del PD, che però a me piace presentarla come un'amica dei cittadini di Greve, e Walter ugualmente è un parlamentare del PD che appena abbiamo chiamato si è reso immediatamente disponibile a venire qui a Greve, e quindi davvero diciamo, io la voglio considerare una serata speciale. Una cosa particolare per Laura la devo, perché Laura no, l'emozione in realtà ce l'ho io perché... Allora, ce l'ho io perché, dunque, come tutti sapete, come Partito Democratico, come amministrazione comunale, in questi anni l'abbiamo vissuta insieme, abbiamo fatto una serie di battaglie, anche difficili, e cito naturalmente quella che ci ha coinvolto anche in modo più diffuso tutti, e che sicuramente è la battaglia per l'ambiente, è la battaglia per scongiurare la nascita di un inceneritore a Testi. Una battaglia, ne abbiamo parlato con il sindaco domenica scorsa, è una battaglia che proprio in questo periodo ha avuto una svolta che ci incoraggia ad andare avanti. Bene, io vorrei un ringraziamento speciale per questa signora che è stata la prima a metterci la faccia, a venire a Greve e a dire che la battaglia che stavamo facendo era giusta e che non c'era, paura, e che non dovevamo avere paura ad andare avanti. È venuta qua, per la verità è venuta con Ermete Realacci. Laura in quel momento era responsabile del forum ambiente del PD, ed era questo il PD che ci piaceva, un PD che era disposto, che era disponibile a guardare, a ragionare sulle cose. Quindi non abbiamo detto no a chi ci rispondeva che quella era ormai una decisione presa, e non potevamo rivedere. Questo era un po' quello che ci arrivava dalla dirigenza del Partito Democratico locale, fiorentino, toscano, quindi una battaglia difficile. Di questo naturalmente voglio anche ringraziare il nostro sindaco, l'unico sindaco è nel Chianti, da solo ha sicuramente affrontato questa battaglia. Il Partito Democratico era qui perché il Partito Democratico
trovava nei parlamentari come Laura le ragioni e gli argomenti per andare avanti. Quindi un ringraziamento speciale glielo dovevo. A questo punto passo la parola a Massimo Vanni. Ci abbiamo tanti argomenti di politica nazionale che ci preoccupano anche fra i cittadini di Greve. Ci dovete un po' raccontare che cosa è successo a Roma questi giorni e cosa è successo nel Partito Democratico. Niente, dobbiamo farcela però, perché io credo comunque che il Partito Democratico sia l'unica alternativa di questo paese, per cui lo vogliamo costruire e lo vogliamo sostenere. Grazie. Ma qui ci deve stare qualcuno? Vieni qui allora, parte. Dunque, buonasera allora. Ho visto prima, quando è volata la parola eretici, che la platea si è rianimata, quindi mi sembra di capire che la platea è in qualche modo già schierata in un certo senso. E comunque sì, accettiamo l'invito di Monica e parliamo d'attualità. Fateci capire cosa è successo ieri per l'ennesima volta a Roma, dal vostro punto di vista, nella direzione. Partiamo, Walter mi ha detto non c'era, ieri era a giro qua, non era presente, e forse allora chiediamo proprio a lui, che ieri non c'era e quindi ha vissuto dall'esterno come tutti noi, l'impressione che ha avuto di quello che è accaduto. L'impressione, francamente, però, dico subito, sembra essere quella dell'ennesimo tentativo di blitz anti-Renzi, che questa volta però non è andata a buon fine. Un nuovo tentativo giocato sul terreno delle regole, di nuovo, perché in questo partito sembra che non si riesca a discutere di molto altro se non delle regole, anche se poi le regole è un terreno che poi in fin dei conti incrocia in qualche modo lo stesso profilo, interroga il profilo politico del PD, però è uno strano modo, insomma, di parlare di politica, ecco, quello di parlare sempre di regole. Quindi Walter, ecco, anzitutto ti vorrei chiederti, ma è stato così? Ieri hai avuto l'impressione che ci sia stato un tentativo di blitz, tanto per non fare nomi, messo in campo da Epifani, Bersani, Franceschini, che però poi non è riuscito? Ma io ieri ero lontano da Roma, stavo bene qui con voi in Toscana, lontano dalla mia città, dalla mia capitale. Oh, sto facendo un giro bellissimo, consentimi una divagazione. Tutte le sere in queste nostre belle feste con tanta gente, con tanti elettori che magari ci dicono anche le cose che non vanno, però stanno con noi, ci chiedono, ci stimolano, ci correggono. Questa è una grande ricchezza per il Partito Democratico. Dobbiamo volere bene al Partito Democratico, eh? Soprattutto in questo momento dobbiamo volere un grande bene al Partito Democratico. È come con la persona amata, no? Gli diciamo tutte le cose che non vanno, ma poi non ne potremmo fare a meno, insomma, ecco. E così è col PD. Le cose che non vanno sono tantissime, io e Laura lo diciamo anche a voce alta, però poi, lo diceva anche Monica prima, è il miglior partito italiano. Noi lo critichiamo perché vorremmo migliorarlo, perché vorremmo renderlo vincente, ma insomma, se c'è una speranza in questo paese è proprio nel Partito Democratico. E la domanda che io mi faccio è questa, insomma, ma andando in giro appunto in questa bellissima Toscana, si vede, ma si vede anche in altre parti d'Italia, questo PD del territorio fatto di voi, di gente, di militanti, di amministratori, di sindaci appassionati come il vostro sindaco, che mi ha fatto fare un giro bellissimo per tutta Greve, lo ringrazio. Ecco, questo partito che vive nei territori è molto diverso da quello che abbiamo visto ieri alla direzione.
perché quando poi si va in questi luoghi nazionali cambia volto questo partito. Allora sono in pochi a decidere, hanno paura di far decidere i nostri elettori, si chiudono a riccio e purtroppo ieri abbiamo visto uno spettacolo francamente non positivo. Io sono stato contento, ecco, di stare lontano da Roma. Vedete, i partiti sono degli organismi viventi, no? Quando un partito funziona, sembriamo di più di quelli che siamo, no? Se ci mettiamo insieme in un circolo che funziona bene, se siamo 10 sembriamo 100, perché facendo le cose insieme. Quando invece il partito non funziona bene, e allora sono pochi che decidono per tutti. E noi questo lo abbiamo fatto a un livello massimo, perché qualche mese fa sono bastati 101 a fare esattamente l'opposto di quello che pensavano 10 milioni di elettori. Ecco, questo è il partito che non va bene, insomma. Io credo che non ci siamo mai ripresi da quella faccenda dei 101. Tu mi chiedi ieri, ieri erano ancora quelli 101 sono ancora al comando, questo è il problema, insomma. Ecco, e finché comandano i 101 le cose non andranno bene nel Partito Democratico, perché hanno fatto una cosa grave che ancora non l'abbiamo mandata giù, come vogliamo dire, perché insomma è stato un modo per cambiare la linea politica di un partito senza neppure prendersi la responsabilità di dirlo, senza neppure farlo a viso aperto, insomma, no? E questo ci ha messo in una situazione molto difficile, insomma, ecco, quindi, perché in tutti questi mesi poi da quella decisione è venuta fuori una certa, come posso dire, una certa subalternità nostra. Ora, io non volevo che si andasse a fare questo governo, però adesso ci stiamo, bisogna fare al meglio e bisogna anche stimolare questo governo ad affrontare i problemi, soprattutto quello del lavoro, a trovare delle soluzioni, insomma. Però purtroppo, ecco, la cosa che ci fa un po' disperare a Laura, a me e a tanti altri, è che l'agenda è in mano agli altri, no? Gli altri sono giocatori d'azzardo, quindi ogni cosa che dicono, l'accompagnano, dice, o si fa così o casca il governo. Invece i nostri gli tremano sempre le gambe, e quindi questo nella trattativa non va bene, perché va a finire che gli altri la spuntano, insomma, ecco. Allora noi dobbiamo rendere più forti i nostri, cioè noi dobbiamo fare in modo tale che questo Partito Democratico che c'è nel territorio, questo Partito Democratico che vince, abbia voce in capitolo anche nei vertici del partito. Questo è il tema del congresso, insomma, di questo parleremo. Poi le regole francamente a me mi appassionano poco, però io dico, ci sono due partiti democratici, quello che vince e quello che perde. Quello che perde sono diventati formidabili, sono dei professionisti della sconfitta, quindi organizzano tutte le cose e va a finire per perdere. Ma nei territori c'è un PD che vince, c'è un elettorato che, siccome è tanti anni, bisogna dire la verità, che non è guidato bene, questo elettorato si è abituato anche un po' a fare da solo, no? È un po' come un esercito che ha capito che lo Stato Maggiore non è tanto in buona salute. E allora io ho visto a Roma, ad esempio, abbiamo vinto le elezioni senza che il partito facesse niente, anzi in quei giorni a livello nazionale abbiamo fatto pure un po' di casino. Si è andato a votare, ma gli elettori non ne potevano più di Alemanno, dice, sapete che c'è, qui i dirigenti stanno in confusione, ma diamoci da fare, e siamo andati a votare e abbiamo vinto. Ecco, quando siamo andati alle elezioni politiche, si votava a Roma anche per i regionali, al regionale Zingaretti ha preso 15 punti in più rispetto al voto nazionale. Ecco, quindi significa che c'è il nostro elettorato che è fortissimo, che si è abituato a fare da soli. Ma io mi domando, ma se noi riuscissimo a dare a questo elettorato del PD uno Stato Maggiore all'altezza della situazione, un partito forte, un partito che già, ma questo elettorato diventerebbe imbattibile. Se già da solo, senza una direzione, raggiunge risultati molto importanti, figuriamoci se avesse una guida solida, insomma. E quindi noi al congresso dobbiamo risolvere questo problema, costruire un PD che sia all'altezza della sua forza, del suo elettorato, di quello che sa esprimere
nei territori, qui in questa bella Toscana, nel vostro comune, insomma, no? Ecco, bisogna, che cosa c'è? Questo dobbiamo discuterlo, perché non riusciamo a fare a livello nazionale un PD che esprima il meglio di quello che abbiamo al nostro interno? Abbiamo tante cose belle, perché non riusciamo a farle emergere, perché non riusciamo a farle vedere, perché non riusciamo a farle diventare politica nazionale? Questa è la domanda, a mio avviso, del congresso. C'è qualcosa dentro di noi che blocca, che impedisce che questa linfa dal basso possa nascere e possa fruttificare, insomma. Ma che cosa è questa occlusione? Dove sta l'ostacolo, insomma? Ecco, no? Bisogna rimuovere questi ostacoli, insomma, ecco, rimuovere gli ostacoli. Vi ricordate questa? Che cosa vi richiama questa frase? Rimuovere gli ostacoli, no? L'articolo 3 della nostra bella Costituzione. La Costituzione, vedete, bisogna fare come i preti quando vanno in chiesa leggono sempre un passo della Bibbia. Secondo me anche noi, con i tempi che corrono, in ogni assemblea bisognerebbe recitare un articolo della Costituzione. E poi fatevi una fotocopia, quando andate al bar lasciatela sul tavolo la Costituzione, così distrattamente, oppure a scuola, al lavoro, perché è la cosa più importante che abbiamo. Il paese ha tanti problemi, ma anche difficili, un momento di incertezza, abbiamo bisogno di una certezza, la nostra Costituzione, lì c'è scritto tutto, sia quello che dobbiamo fare per il paese, ma se la leggiamo bene anche quello che dobbiamo fare al nostro interno, no? Articolo 3, ve lo ricordate, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione dei lavoratori. Capolavoro. Ecco, rimuovere gli ostacoli, no? La Costituzione dice, se vogliamo la libertà e l'eguaglianza, bisogna rimuovere gli ostacoli. E così nel nostro piccolo, anche nel PD, se vogliamo fare un PD vincente, come che sia in grado di esprimere le cose migliori che ha il suo interno, dobbiamo rimuovere questi ostacoli, dobbiamo rimuovere questa cosa di 101, dobbiamo rimuovere queste correnti che tengono bloccato, dobbiamo rimuovere anche molti dirigenti della mia generazione che hanno fatto il loro tempo e che a livello nazionale potrebbero fare molto di più, potremmo fare molto di più se facessimo magari un passo indietro e magari dessimo qualche consiglio, qualche esperienza a una nuova generazione, perché i partiti hanno bisogno anche di questo rinnovamento, di questo ringiovanimento. E noi, che sono quasi 20 anni che stiamo a dirigere questo partito, non tutte le abbiamo indovinate, è arrivato il momento di fare un passo indietro e far venire avanti una nuova generazione. Ecco, io ad esempio lavoro perché Laura venga avanti, insomma, io ho fatto tante cose, ma adesso la generazione di Laura è una senatrice appassionata, ha tante idee, ha tante riforme in testa da fare, e come lei ce ne sono tanti altri. Ecco, vedete, io poi credo anche che noi siamo un po' una generazione che, insomma, questa vecchia storia di essere Margherita, insomma. Questi partiti hanno avuto il merito di fare il PD, però poi hanno portato dentro il PD le loro vecchie storie, i loro vecchi problemi. E quindi il PD, che doveva essere un partito nuovo, invece è nato con la testa rivolta all'indietro, con la testa rivolta al passato, insomma. Ecco, allora anche lì bisogna superare queste vecchie storie, e credo che sia arrivato il momento di fare un partito democratico dei nativi democratici, di quelli che sono nati democratici, perché allora sarà un PD vincente. Insomma, ce la possiamo fare dentro di noi, tra i nostri militanti, tra i nostri elettori, nelle realtà sociali del paese, c'è un PD che è forte, insomma, dobbiamo farlo venire fuori. Questo è il tema del congresso. Walter, sento nelle tue parole, come dire, la tua provenienza politica, che è una provenienza di uno che viene dall'amministrazione, come Laura del resto, no? Siete persone che hanno un'esperienza amministrativa e non è che hanno fatto la carriera dentro la nomenclatura, diciamo, no? E tratteggiavi i due PD, la base, il vertice, devo dire. Noto con alcuni accenti rottamatori, per così dire, si manda a casa gli attuali, quelli che hanno fatto ormai la loro storia, quindi sei una sorta di rottamatore anche te, insomma. Ecco, l'idea di poi di far fluire l'energia dal basso verso l'alto, e quindi coglievo nelle tue parole l'idea che le primarie
che dovranno eleggere il nuovo segretario sicuramente dovranno essere aperte a tutti gli elettori, non certo riservate agli iscritti, perché come sapete ieri Epifani, indicando la data prossima del 24 novembre come ipotesi di primarie per l'elezione del segretario, ha anche messo sul tavolo due ipotesi: che alle primarie ci vadano gli elettori, come è successo fino ad oggi con Bersani, prima poi con Veltroni, oppure invece che alle primarie ci vadano solo gli iscritti, che fra l'altro gli iscritti del partito sono sempre meno, sono in caduta verticale. E quindi ecco, a Laura vorrei chiedere proprio questo. Anzitutto, lei c'era ieri in direzione e quindi ecco, quindi una lettura di quello che è accaduto e come la pensa lei rispetto alla platea delle primarie. Sì, grazie, buonasera a tutti e grazie a Walter, al giornalista di Repubblica, a Monica che stanno con noi, al sindaco di Greve, cui ci unisce una bella storia, perché è una storia positiva. Poi magari ne parliamo anche, perché quanta similitudine c'è tra ciò che accade anche nei territori in fondo e ciò che invece dovrebbe accadere quando si parla di questioni concrete e di dati e di possibilità che arrivano dall'ingegno umano nell'ambito della politica nazionale. Però io vorrei cogliere nelle parole di Walter una mezza risposta, in senso che l'altro giorno Walter mi leggevo un pezzo di Costituzione, perché io ogni tanto lo faccio, no? Anche perché è vero che è sempre più nuova quella Costituzione. Poi magari parliamo anche delle riforme costituzionali che sono, diciamo, sul tavolo. Ebbene, quell'articolo 3, ho notato, mi è saltato agli occhi, non so se voi siete d'accordo, un particolare. Tra gli ostacoli che hanno elencato i nostri padri e le nostre madri costituenti, vi sono gli ostacoli di ordine economico e sociale, non di ordine politico istituzionale. A dire che nessuno pensava mai, nel 1946-47, che vi potessero invece essere degli ostacoli posti proprio dalla politica e dalle istituzioni a rendere invece più giusto e più equilibrato il paese, la nostra società. E quindi per certi aspetti noi dovremmo, siccome siamo un po' il grillo parlante del Parlamento, Walter e io un po' di altri, no? Tentiamo di ricordare i nostri doveri, non soltanto i nostri diritti come classe privilegiata, magari ricordare loro che se non ci hanno messo la politica e le istituzioni tra gli ostacoli, forse la politica e le istituzioni un compito ce l'hanno, ed è quello di facilitare la vita dei cittadini, di dare fiducia e di ottenerla. Perché dico questo? Perché quando ieri ho sentito alcuni dirigenti del mio partito affermare, anche con una certa veemenza, le ragioni che li porterebbero a credere nel 2013, dopo 7 anni di storia del nostro giovane partito, che si dovesse andare a modificare lo statuto, cosa legittima, non entro nel merito, sicuramente qualcosa si può fare e migliorare, ma che si individui come un ostacolo, appunto un elemento negativo, il fatto che noi siamo l'unico partito italiano che ha il coraggio, la bellezza, la generosità, la disponibilità democratica a fare in modo che non sia una ristretta cerchia a scegliere segretario politico, segretario regionale e soprattutto premier, ma siano tutti coloro che si ritrovano in una carta di intenti e che sentono il Partito Democratico come lo strumento politico per cambiare il paese. Allora, che si senta l'esigenza in questo frangente, quando proprio in questo momento in cui tanto malessere, no, sta come dire, veramente muovendosi all'interno della realtà sociale del paese e soprattutto nell'ambito dei circoli. Oggi ero in provincia di Prato, ieri in provincia di Pistoia, e insomma quello che diceva Walter è vero, nel senso che per noi il fatto eclatante è che il nostro partito, il PD, prima di tutto nel prossimo congresso, invece che occuparsi di cambiare le regole
che finora hanno funzionato benissimo, dobbiamo dire. Quindi perché cambiare le cose che funzionino meglio, quando invece abbiamo problemi molto più seri e dovremmo guardare dentro a quelle che funzionano male? Ma dico, anche volessimo cambiarle, noi per prima cosa dovremmo chiedere scusa agli elettori. La prima cosa che dovremmo fare è giustificare una cosa indecente. Quel voto che in sé per sé potrebbe essere, credetemi, anche giustificato e naturale, che si dissenta, che vi sia un'altra opinione, che vi possa essere un'altra figura che sia la più indicata a guidare il paese, poteva anche essere legittimo. Quello che non è accettabile è che io non posso, veramente non posso, e lo dico ancora oggi, pensare di percorrere una strada insieme a persone incappucciate, a persone delle quali non riesco a leggere i contorni fisici, non riesco a capire l'identità, non riesco per cui a leggerne le ragioni. Ed è veramente, come dire, come avere un ladro in casa, no? Perché ti senti esposto e non capisci a che cosa e perché, e che cosa è accaduto di così negativo che non si potesse neppure dichiarare quel voto. Ecco che noi dovremmo partire da là, perché se come ieri pensiamo di non considerare che risultiamo in questo frangente a rischio, nel senso che dovremmo inserirci tra gli elementi, diciamo, la politica potrebbe essere inserita a pieno titolo tra gli elementi appunto di ostacolo alla qualità della vita dei cittadini, e beh, allora proprio per questa ragione noi non potremo pensare di occuparci semplicemente di trovare stratagemmi, perché questo sono, per l'autoconservazione. A me dell'autoconservazione mia e di Walter Tocci non interessa nulla, ve lo garantisco. A me interessa che fatti 2, 3, 5 anni, 10 se ce lo concederanno, di lavoro parlamentare serio, ci interessa che l'Italia che riconsegniamo sia più serena, sia più vera, più autentica, più democratica, sia più libera e soprattutto economicamente più giusta e socialmente più adeguata rispetto a quella che ci hanno consegnato. Questo è il nostro compito. Quindi occuparci e preoccuparci di andare a chiudere le porte di casa, andare a restringere il recinto, andare a mettere in discussione un voto popolare a cui io mi assoggetto, perché penso che al di là di tutto, quando noi lavoriamo insieme, quando noi stiamo insieme, lo dicevo oggi a un piccolo artigiano che è venuto in provincia di Prato a chiedermi di portare avanti alcune iniziative per la piccola impresa, disponibili ad assumere in funzione di alcune opportunità che devono essere raccolte. Bene, lo dicevo a lui, io ogni volta imparo, ogni volta che sto con la gente, porto a casa informazioni, porto a casa stimoli, porto a casa una ricchezza mentale, un entusiasmo, una voglia di costruire qualcosa di positivo, e credo di poter dare in termini di informazione, di restituire con il mio lavoro, di restituire con i risultati. Questo io voglio che si faccia, non andare a perdere il nostro tempo per ridimensionare la base elettorale, per fare in modo che siano certificate le presenze direzionali di alcune figure o che sia garantito l'uno o l'altro segretario candidato. Non mi interessa il candidato segretario. A me interessa che sia una persona che è in grado di garantire la speranza al PD e al Paese. A me interessa che sia in grado di farmi sentire utile al Partito Democratico. A me interessa che possa veramente scalzare questa nuvola di piombo che continua a stare sopra le nostre teste e che noi vogliamo spazzar via perché è un limite alla nostra vita. In effetti su questo quasi mi spiazzate, insomma, siete molto d'accordo, avete una convergenza di idee molto, molto chiare su questo, sul futuro del PD. È stato un caso. Ecco, no, ma su tre di quelli che hanno votato con Alfano.
Ecco, per chiudere la questione sulle regole, volevo dire questo. Noi stiamo facendo una grande discussione su chi deve votare il segretario nazionale, se appunto una platea di iscritti piuttosto che quella degli elettori. Ma quasi ci dimentichiamo però di un fatto, che fino ad oggi, nelle regole di vita interna di questo partito che abbiamo avuto fino ad oggi, abbiamo eletto il segretario nazionale con primarie aperte a tutti gli elettori, abbiamo eletto i segretari regionali, ma i segretari provinciali, i segretari comunali vengono eletti ancora dai soli iscritti. Cioè sembra quasi che l'apertura del partito si fermi a livello regionale. Quindi il problema delle regole forse, ecco, va declinato non solo a livello nazionale, ma se di regole bisogna parlare, forse bisogna parlare di regole che coinvolgono l'intera vita del partito, anche a partire da quella base a cui ci richiamava prima Walter e poi anche Laura. Però ecco, visto che avete parlato di che cosa deve essere il PD, vi chiedo questo. Inutile nascondersi che se le primarie ci saranno il 24 novembre, ancora non c'è una decisione formale, se ho capito bene sarà l'assemblea, dovrà essere l'assemblea a fissarlo, inutile nasconderci che abbiamo già dei candidati in campo e uno di questi, mi riferisco al sindaco di Firenze Matteo Renzi, visto che siamo, diciamo, a Firenze, nell'area fiorentina, propone un profilo politico del PD che, ma non lo so, mi sembra per qualche verso un po' lontano da quello che avete tratteggiato, dal PD che avete tratteggiato. Cioè, mi domando io, Renzi gode di un consenso amplissimo a giudicare dai sondaggi, ma voglio capire che cosa pensate voi di un Renzi candidato che sembra comunque riproporre lo schema, beh, diciamolo un po' con le parole di Bersani, un uomo solo al comando, fino ad ora ha dato questa impressione, cioè l'idea di riproporre, di declinare sul terreno della sinistra l'idea di un leaderismo. Questo vi convince oppure no? Walter. Ma guarda, io credo che noi passiamo da un eccesso all'altro. Abbiamo un gruppo dirigente che è ingessato da tanto tempo, che è chiuso in se stesso, che ha sulle spalle delle sconfitte piuttosto serie, l'ultima soprattutto, non dobbiamo girargli intorno, a febbraio è stata una sconfitta molto grave, erano delle elezioni che potevamo vincere, c'erano tutte le condizioni per vincerle, è stato come tirare un rigore a porta vuota in tribuna, abbiamo fatto una campagna elettorale che non era all'altezza di un grande partito, e quindi tutto questo è di chi è responsabilità, di chi è stato al comando. Mi ci posso mettere anche io, nel senso che tutti quelli che hanno avuto una responsabilità, anche se magari io non ero d'accordo su questo punto, ma insomma, comunque la nostra generazione ha un risultato negativo. È chiaro che se questa generazione, invece di riconoscere questo elemento, si chiude a riccio, addirittura come è successo ieri, propone di chiudere la consultazione tra gli iscritti, beh, è chiaro che dall'altra parte c'è una reazione uguale e contraria, molto basata sull'immagine, sui media, che è quella di Renzi. Però sono due facce della stessa medaglia. C'è un gruppo dirigente che si chiude, crea un leader mediatico che gioca la parola rottamazione. Ma a mio avviso il tema sta in mezzo a questi due. Il tema è, ma noi abbiamo 3 milioni di persone che sono venute a fare le primarie, ma c'è un altro partito in Italia che ha 3 milioni di persone che la domenica mattina vanno lì e fanno la fila a gazebo,
In Europa, quando hanno visto che noi facevamo queste primarie, sono rimasti tutti strabiliati, molti sono venuti a vedere, ma com'è che è possibile, com'è sto paese, da una parte si presenta con quello che fa le corna, e dall'altra invece 3 milioni che fanno le primarie. Noi siamo un paese bizzarro, siamo un paese degli estremi, diciamo così, no? Abbiamo dato in Europa dei messaggi, dei segnali completamente contraddittori, però insomma quando abbiamo fatto 3 milioni di persone in Europa hanno detto ma è un fenomeno incredibile, è un fenomeno strano, ma quella è una grande energia per noi. È possibile che noi la chiamiamo ogni tanto a decidere, a investire un capo, ma quella è una forza da investire tutti i giorni feriali, non solo le domeniche, ma coinvolgendoli nelle decisioni che dobbiamo prendere, sulle cose che facciamo in Parlamento, sull'inceneritore che è sbagliato, chiediamo il parere anche ai nostri elettori, sulle tante questioni che dobbiamo decidere, ma poi non solo di consultarli, ma se questi 3 milioni di persone noi potessimo organizzarli, metterli in contatto tra di loro, che si ritrovano secondo interessi, secondo problemi e così via, sarebbe una grande forza di mobilitazione. Questo significa costruire un grande partito popolare. Di questo c'è tanto bisogno oggi nel nostro paese, perché per fare le riforme di cui parliamo non basta fare una delibera, fare una legge. Molte delle riforme di cui abbiamo bisogno nel paese richiedono un cambiamento profondo nelle strutture, nelle mentalità, e questo lo si può fare se oltre alla volontà politica, alle leggi, alle delibere, ci sono poi dei movimenti di partecipazione con un partito che è in grado di sollecitarli ma anche di recepire da questi movimenti. L'idea che il paese si possa governare con uno da solo che racconta a voi giornalisti l'ultima battuta, questa cosa ha portato il paese alla rovina. Quindi bisogna invece fare una politica che coinvolga i cittadini. Oggi col sindaco stavamo raccontando che io lo capisco, io ho fatto il vice sindaco a Roma, certe volte l'amministratore si sente solo e sa che invece per risolvere quel problema che lui ha in mente avrebbe bisogno certo di finanziamenti, certo delle leggi, delle norme, tutte queste cose sono necessarie, ma poi avrebbe bisogno di un coinvolgimento. Voi per vostra fortuna qui avete una buona amministrazione, avete l'associazionismo, avete le strutture di partecipazione, ma questo bisognerebbe farlo anche sulla politica nazionale. Questo significa un partito che si chiama democratico. Perché ci siamo dati questa parola democratico, l'abbiamo scritta lì un po' senza pensarci tanto, ma democratico è una parola importante. Democratico significa organizzare la democrazia, organizzare la partecipazione dei cittadini. Ma quando nel 2010, i nostri guai sono cominciati nel 2010, insomma, quando c'è stato quel referendum dell'acqua, ma quello è stato un grandissimo evento. Io non credo che quasi 30 milioni di italiani siano andati a votare perché erano appassionati di aspetti di diritto amministrativo che riguardavano la gestione degli acquedotti. No, lì si è espressa una saggezza popolare, eravamo già nella crisi, la gente ci ha voluto dire ma insomma qui si sta creando una tempesta mondiale. Beh, se c'è una tempesta normale noi dobbiamo mettere su casa, proteggerci, curarci, e quindi quello che abbiamo di comune, i beni comuni sono essenziali per affrontare la burrasca. Questo ha voluto dire. E noi una settimana dopo quel referendum abbiamo archiviato la pratica e siamo passati ad altro. Invece quello era un grande segnale di disponibilità. Dopo 30 anni di liberismo, 20 anni di Berlusconi, che 30 milioni di italiani dicano i beni comuni ci interessano. Ma questo avrebbe dovuto comportare per noi un ripensamento complessivo della nostra politica economica, delle nostre politiche generali, di quello che facciamo, di come ci organizziamo. Avremmo dovuto andare a prendere questo movimento, ad ascoltarlo e da lì tirare fuori una linfa appunto per fare le riforme. Se questo dobbiamo ancora farlo oggi per affrontare la crisi economica, le riforme che abbiamo bisogno, ma la gente oggi sta reagendo ognuno a modo suo alla crisi, le imprese stanno, alcune ci riescono, altre non ci riescono, i cittadini stessi si stanno domandando come possono modificare i loro stili di vita e così via, ma noi abbiamo bisogno di riforme che siano in grado di entrare
in connessione con questi, risposte anche spontanee che stanno avvenendo nella società italiana, e cercare di aiutarli e cercare di far venire fuori appunto una riforma del paese. Abbiamo bisogno di questo partito qua, che costruisce la democrazia, che costruisce le riforme, e io credo che questo sia un modo, una soluzione che è molto diversa dalla contrapposizione tra un gruppo dirigente arroccato su se stesso e un bravissimo comunicatore che riesce a prendere il malessere, ma fino adesso non è andato molto al di là della contrapposizione a questo stato di fatto. Bisogna creare qualcosa di nuovo, bisogna ripensare il PD dalle fondamenta, e non credo che sia soltanto un problema mediatico, ma è un problema appunto di tirar fuori quelle che sono le nostre risorse fino ad oggi non utilizzate. Io scriverei sul nostro simbolo, no? PD, e poi aggiungerei non ancora, cioè non è proprio ancora il PD, insomma. Ecco, in questo, come posso dire, c'è una mancanza, ma c'è anche una promessa, c'è anche la convinzione che ce la possiamo fare, perché non ancora, ma sappiamo che c'è. Ecco, PD non ancora è il tema del congresso. PD non ancora, molto, molto. Possiamo fare una bella proposta a Roma. Laura, rifondare il PD dalla base, diceva Walter, la pensi anche tu così? Ma sì, perché è incredibile, ma in realtà quello che manca è l'ultimo pezzo, no? Perché il PD c'è, onestamente, cioè io lo vedo ovunque, dove più, dove meno, dove più capace, dove più intenso il lavoro, ma il PD c'è ed è ovunque. Manca l'ultimo pezzo, manca la traduzione innanzitutto coerente tra le promesse elettorali e quindi il recepimento delle indicazioni che ci portano i cittadini, e la traduzione in una politica di governo. La ragione per cui il nostro malessere è salito alle stelle con la vicenda prima dei 101 e poi, diciamo, quasi inevitabilmente, non proprio inevitabilmente, ma quasi inevitabilmente con la nascita di questo governo atipico di servizio, di emergenza, lo chiamano in mille modi, ma certamente un governo anomalo, un governo, diciamo, che è nato con qualche sofferenza e che forse è nato troppo presto, perché non sono riusciti a mettere in linea obiettivi, priorità, e quindi a chiarire qual era il lavoro da fare secondo una scaletta di valori che avesse ben chiaro anche il progetto politico del Partito Democratico, in modo tale da non costringerci tutti i giorni, zavorrati come siamo, a dover contrapporci, difenderci o accettare supinamente ricatti a volte infami, a volte davvero inauditi. Ecco, allora quello che ci viene chiesto è di essere quel Partito Democratico che io vedo in questi giorni. Quando ci danno dei dissidenti, e guardate, stavo dicendo prima con Walter a cena, e ho tirato fuori dei numeri, dei colleghi che in questi giorni si sono spesi, diciamo così, a chiedere al partito che ci allontani, noi dissidenti, no? E abbiamo votato, io personalmente, 4 volte, in circa 500 votazioni, 4 volte in difformità motivata con il mio partito. L'ultima è stato il caso di Alfano, ci sono stati gli F-35, c'è stato un emendamento voluto dal ministro Lupi relativamente alla TAV di Val di Susa, togliendo soldi dalle emergenze terremoto in Emilia e terremoto in Abruzzo per portarli come, diciamo, braccio di ferro con i NOTAV in Val di Susa. Ho detto no, quindi motivatamente 4 volte. Walter lo avrà fatto 4-5 volte. I colleghi che ci hanno giudicato dissidenti, abbiamo tirato fuori le loro schede, lo hanno fatto rispettivamente 122 volte nel corso dell'ultima legislatura, parlo di Stefano Esposito, così diciamo nomi e cognomi, e un altro, il pugliese, invece 28 volte nell'ultima legislatura. Per dirvi quanta emergenza in realtà si vive anche all'interno del Parlamento, nel senso che oggi ogni questione, no, la si pone sempre a un livello di sensibilità talmente alta, no, per
cui tutto appare ancora più difficile e ancora più ingiusto di come sia. I dissidenti, letteralmente il termine significa dissentire, no? Dalla maggior parte delle figure che ti danno un mandato, in questo caso, visto che parliamo della politica. Cioè io dissento se sono lontana, difforme e quindi distante da quella che è la percezione comune e da quella che è l'indicazione politica dei miei elettori. E quindi non siamo noi a dissentire. Noi siamo quelli che consentono a loro di esprimersi attraverso la nostra voce. Chi dissente è chi quella voce non la sente più. E quella voce invece è predominante ed è una voce fortissima che ha a che vedere con la coscienza e la volontà democratica delle persone, che ha a che fare con emergenze economiche che hanno necessità di ricevere risposte che non siano solo il frutto di accondiscendenza rispetto a chi coabita innaturalmente con noi in questo momento, ma che siano invece una risposta che possa produrre in tempi anche medi, non immediati, ma che possa significativamente dare l'idea che ci stiamo occupando seriamente di modificare la situazione e di produrre il cambiamento richiesto. Anche per questo io penso che il Partito Democratico, con il nuovo congresso che dovrà fare, dovrà vivere invece un momento importante di confronto politico su tematiche fondamentali. Perché io dovrò decidere se può risultare prioritario per il mio partito togliere l'IMU indifferenziatamente, prima casa, o magari toglierlo in modo differenziato in relazione al reddito e alle capacità economiche generali, compreso il patrimonio. Perché devono togliere l'IMU a me o a Walter? Scusate, perché? Io pago volentieri i miei 300 euro. Io non sto chiedendo che me li tolgano, perché chi ha avuto di più deve dare di più, l'abbiamo sempre detto. Chi ha avuto tanto in questo paese nel corso degli ultimi anni, legittimamente, io ho pagato fino all'ultimo euro di imposte, ma ho sempre avuto un reddito medio-alto. E perché non devo restituire una parte della sofferenza, pagando una parte della sofferenza che il paese vive? Però magari quei 5 miliardi li posso utilizzare per ridurre il cuneo fiscale. E che cosa vuol dire? Vuol dire che restituisco, invece che i 200 che abbiamo promesso, ne restituiamo 50, 70, 80 euro mese nelle tasche dei lavoratori. Vuol dire far ripartire il consumo, far ripartire il mercato, restituire speranza, e vuol dire contestualmente restituire alle imprese una quota di quegli oneri sociali così pesanti che, andiamo dicendo, sono una parte della responsabilità economica pesante e grave che vede le nostre imprese non riuscire a competere, anche quelle più piccole. E quindi se 70 euro le restituisco al lavoratore, altrettante 70 permetto all'impresa di investirle nella sua impresa e quindi di far crescere ancora produzione piuttosto che miglioramento dell'efficienza energetica piuttosto che altro, probabilmente ottengo un beneficio di lunga gittata assolutamente superiore in termini di qualità d'occupazione e quantità d'occupazione di quella che ottengo semplicemente affermando una regalia che è frutto di necessità di consenso politico. Insomma, il Partito Democratico deve investire la propria storia con delle tesi politiche, diciamola così, che possano produrre il soggetto politico che ne investe, diciamo, che è in grado di rivestire il ruolo, avendo e motivando attivisti, elettori, dirigenti, parlamentari, consiglieri regionali, facendo credere loro e facendo cogliere loro che è in grado di portare avanti queste tesi, perché di queste tesi ne è profondamente convinto e le ha maturate internamente come una convinzione. Dopodiché non esiste, io vorrei chiedere al sindaco di Greve, e lui so già che cosa mi risponde. Lui è una brava persona, lui è una persona capace, lui è una persona lungimirante, una persona innamorata del suo territorio e delle persone che vi abitano. Ma non avrebbe fatto ciò che ha fatto se non avesse avuto una squadra vicino. Non avrebbe fatto ciò che ha fatto se non avesse avuto
condiviso una necessità e un modo di governare il problema, perché questo ha reso possibile che coerentemente da quei problemi si arrivasse alle soluzioni e si offrissero le soluzioni al paese. È la stessa cosa a qualunque livello. Io da sola ho fatto il sindaco, ma non l'ho mai fatto da sola, l'ho sempre fatto grazie alla presenza di persone competenti, capaci, appassionate, che insieme con me hanno portato avanti questo onere e questo onore che è essere figura di riferimento politico di un territorio. E quindi questo dovrà pure insegnarci qualcosa, no? È vero che noi non siamo il partito populista che può pensare di farsi governare solo dalla figura leaderistica tout court che comunica quotidianamente qualcosa. Noi siamo molto di più, abbiamo la pretesa di essere assolutamente di più. Quando facciamo le nostre critiche, le facciamo perché il PD che ci piace è un PD complesso, ma nel contempo capace di operare, che si sacrifica e che è nella disponibilità di guardare avanti, che è capace anche di fare scelte difficili, facendole insieme, condividendole dalle fondamenta, in modo che si possa crescere anche dal punto di vista informativo, perché questo è anche un paese che ha bisogno di capire che cosa avviene e perché avviene. E quindi il nostro congresso può essere davvero, forse, permettimi di dirlo, anche grazie a queste evidenti lacune della nostra dirigenza, non ammesse ma evidenti, forse grazie a questo noi riusciamo non a fare, come dire, solo un'autoanalisi, no? Che può servire ma non è sufficiente, ma anche a mettere in fila gli errori per impedirci di ricommetterne di uguali e per guardare avanti esattamente con lo spirito che serve, che è quello che abbiamo cercato di definire nei due interventi con Walter. Grazie. No, le vostre riflessioni mi fanno pensare una cosa, no? Walter diceva il PD non ancora, la Laura... tu Laura parlavi di questo PD che ha bisogno comunque di ridefinirsi anche sulle delle scelte fondamentali. Ma ieri è successa una cosa incredibile in questo paese, c'era il ministro Chieng che era, come adesso siamo qui, era su un palco a fare un dibattito, gli hanno buttato delle banane, evidentemente, come dire, tu sei l'orango, quello che aveva evocato Calderoli, cioè, ma sono cose che effettivamente stupiscono. Era una festa del PD, fra l'altro, non era neppure un dibattito aperto in qualunque altra occasione. Mi viene da pensare che appunto, ma qual è il PD che voi volete? A volte si ha l'impressione che questo PD non abbia un'identità ben precisa, basta parlare con i militanti e non si capisce se il PD deve essere di sinistra, di centro-sinistra, di centro. Il bello è che, Laura ricordava, 7 anni fa è nato il PD. In questi anni, negli stessi anni in cui il PD cercava un'identità, la destra, a volte, per quanto sgangherata, per quanto poco credibile, è la destra che ha rincorso le leggi ad personam, quindi figuriamoci, però la destra a volte ha dato l'impressione di avere dei valori di riferimento, per quanto discutibili o meno, però dei valori di riferimento. Penso appunto alla diversità verso gli altri, la patria, forse il sangue e la terra. Il PD, ecco, sulla propria identità negli stessi anni ha un po', a volte parlando appunto con degli elettori del PD, si ha la sensazione che uno stia nel PD più perché non sa dove andare piuttosto che per adesione del cuore e della mente, diciamo. Ma il congresso è anche un'occasione per questo, per ridefinire, perché poi una volta ridefiniti alcuni valori di fondo, poi da qui ne discendono le scelte sugli F-35 piuttosto che sugli elementi del bene comune, sulle riforme costituzionali. Ma ecco,
Walter, ma è davvero così sbiadita l'identità del PD? Che cosa c'è bisogno di fare? Io una proposta ce l'avrei. Cioè, noi dovremmo fare una specie di festa delle buone notizie del PD. Il PD non riesce a dare buone notizie. Noi la mattina apriamo il giornale e ci prende lo scoramento e voi insistete a mettere il dito nella piaga. Allora noi dobbiamo trovare il modo di raccontare le buone notizie del PD, che ce ne sono tantissime, che poi quando noi andiamo in giro, ad esempio oggi il sindaco mi ha portato a vedere questa bellissima biblioteca, mi ha fatto vedere costruita con questo cotto tradizionale, se ho capito bene, di questa zona, che adesso però viene utilizzato per fare la parete e questa tecnologia si esporta in tutto il mondo, quindi si fa un servizio per i cittadini, ma allo stesso tempo si crea un incentivo a una tecnologia che viene da una storia, da un artigianato. Ma quella è una realizzazione che è densa di significati, è ricchissima di significati, di governo, ma anche di cultura, ma anche di economia. L'abbiamo fatta noi, l'avete fatta voi, l'ha fatta la vostra amministrazione, è un vanto. Allora, quante ce ne sono di cose così che fanno i nostri amministratori, i nostri militanti, i nostri elettori? Quante ce ne sono? Ce ne sono a centinaia, a migliaia in tutto il paese. Di questo non si parlerà mai a Ballarò, non si parlerà mai nei vostri pezzi di colore politico in cui c'è la battuta. Se non dici una stronzata non ci vai su quelle pagine. Io infatti mi guardo bene dall'andarci, insomma, però molti, io quando vedo i miei colleghi che stanno lì in Parlamento, che si fanno portare l'ansia, che a me mi viene l'ansia solo a vederlo, io il giornale lo leggo il giorno dopo, perché il giorno dopo uno vede se quella notizia era veramente una cosa seria, ha resistito il giorno dopo, se no, se era una stronzata è finita lì, insomma, no? Ecco, questo, invece di pensare a queste cose a tambureggianti, domani che diciamo, domani che facciamo, pensiamo alle cose belle che invece stiamo realizzando, facciamole vedere. Io farei, invece che fare la festa dell'unità nazionale come la facciamo da tanti anni, che poi, parliamoci chiaro, si risolve che arrivano questi nostri big, che fanno questi dibattiti, presentano i loro libri, tutte cose che ripetiamo anno per anno, perché non facciamo una bella fiera di tutte le belle realizzazioni del PD in Italia? Ogni amministrazione nostra, ogni circolo che ha fatto una cosa bella viene lì e la mette in mostra, e voi quel giorno venite lì non a fare interviste ai nostri big, ma a passeggiare per queste mostre in cui c'è tutte le belle notizie che ha fatto il PD in Italia. Questo è il modo per far vedere un partito, insomma, no? Perché vedete, le riforme, ci vogliono i riformatori ottimisti. Ecco, il vostro sindaco ad esempio è... I riformatori si dividono tra riformatori ottimisti e riformatori pessimisti. Quell'ottimista si guarda intorno e dice: che cosa c'è di buono nel mio territorio? Allora c'è quella impresa che si è inventata una nuova tecnologia per resistere alla competizione. Io che posso fare come comune? La valorizzo, la coinvolgo nella nostra biblioteca. C'è quell'altro che si è inventato una cosa sulle energie rinnovabili, se quell'altro che ha fatto un servizio di assistenza agli anziani di tipo nuovo. Ecco, il riformatore ottimista aiuta quelli che stanno facendo qualcosa di buono, li mette in collegamento tra di loro, li fa crescere. Invece il riformatore pessimista vede tutto nero, tutto sbagliato, e allora che cosa ne conclude? Allora bisogna mettere delle norme che vietano, che vincolano, che impediscono, e poi i finanziamenti, tagliamo qua, tagliamo di là. E questo è purtroppo il riformatore pessimista che governa il paese da tanti anni. E solo questo, noi ci arrivano solo norme e tagli, perché governano i riformatori pessimisti, che essendo pessimisti loro non fanno altro che produrre risultati negativi. Ecco, noi dobbiamo mettere i riformatori ottimisti al governo del paese, e siccome noi ce li abbiamo tra le nostre file, solo che dobbiamo, stanno nelle retrovie, dobbiamo farli venire in alto. Io credo che oggi, vedi, chiudo su questo, insomma, torno su quel punto lì, ma 30 milioni di italiani che ci dicono beni comuni, ma lì ci sono stati anche quelli di destra,
quelli che hanno votato Berlusconi. Ma questo significa che dopo 30 anni di liberismo è finito l'inganno, perché per 30 anni ci hanno raccontato che se ognuno si accaparrava tutto ci arricchivamo tutti quanti, invece siamo ridotti in decadenza, in crisi economica. Allora bisogna invertire questa tendenza, bisogna mettere insieme le cose buone che ci abbiamo, poi con la libertà di iniziativa di ciascuno di noi, ma puntando sulla coesione sociale, puntando su ciò che abbiamo insieme di creativo, di produttivo. Ma che cos'è questa bella Toscana? Che cosa abbiamo fatto di bello nella storia nazionale, se non quello che è nato dalla coesione, dal mettere insieme le nostre forze, le nostre energie? Ma questo non è altro che la sinistra, non è altro che sono i nostri valori, i nostri principi, che proprio perché c'è questa crisi economica oggi tornano ad essere attuali, e noi dobbiamo crederci e dobbiamo realizzarli, però non con le norme e con i tagli, ma col riformatore ottimista. Laura, anche te ti fai portare l'ultima agenzia per vedere. Ci penso neanche. No, dopo volevo ricordare a Walter che dobbiamo andare a fare il tiro a segno io e te, eh? Così vedrai che verranno a spiare chi vogliamo colpire. Bella questa cosa, divertentissima. A proposito delle cose ingegnose, divertenti, fantasiose che questo paese può mettere in campo, no? Noi abbiamo... Per quello che dico, che noi siamo l'esempio vivente di quello che Einstein ha dichiarato, cioè nel momento della maggiore crisi, quello è il momento in cui si sviluppano le migliori energie, è il momento in cui si mettono in campo le ipotesi più fantasiose, che si dà il meglio di sé. Io sono convinta di questo, appartengo agli amministratori assolutamente positivi, assolutamente, infatti quotidianamente lavoriamo perché ci crediamo, e ci crediamo molto. Diventiamo antipatici solo provvisoriamente, temporaneamente, perché abbiamo la cattiva abitudine, dopo aver riflettuto molto, di non spegnere il nostro cervello e non metterlo più in relazione con il nostro cuore, votando in maniera inadeguata e ingiusta, questo rispettando la Costituzione, visto che l'articolo 67 ci dice esattamente che dobbiamo comportarci così. Però io voglio rispondere anche alla tua domanda. Posso dirti che tra i ministri che sto stimando di più c'è proprio Cécile Kyenge, e se posso dirvi ancora una cosa, rispondo brevissimamente a questa domanda. Io credo che il suo comportamento, da persona di buon senso e per bene, sia il migliore dei comportamenti opponibili a quella indegna razza umana che si permette di rivolgergli epiteti di quel genere e di affrontarla con quella maleducazione, con quella strafottenza, con quella ignoranza e profonda, come dire, stupidità, lasciatemelo dire. Per cui, siccome i miei genitori, non so i vostri, a me hanno insegnato, anche per impedirci da piccoli a fare le botte, mi avevano insegnato che l'offesa peggiore è l'indifferenza, è l'irridere in fondo, no? La persona che ti offende. E in fondo ha fatto molto bene Cécile a dirgli che è un peccato perché si spreca del cibo. Io le avrei detto che se fossero venuti a Greve, avrebbero capito che anche le bucce di banana riproducono la terra, semplicemente inserendole nell'umido e facendole tornare nel ciclo biologico naturale. E un giorno ci torneranno anche loro, quelli che gettano pomidori, banane, quelli che insultano. Per cui alla fine, come dire, di loro non resterà proprio nulla. Invece di chi vale, qualcosa resta sempre. Abbiamo parlato molto del PD, e appunto poi voglio vedere, perché vedo c'è Renzi, dov'è? Sulla destra, è stato messo sull'estrema destra Renzi, quindi vorrei vedere chi colpite. No, ma volevo chiedervi, siccome nell'elettorato si fa un gran discutere delle larghe intese, ma questo governo, Walter, quanto deve stare ancora in piedi? Dobbiamo ancora andare avanti per molto con questa strana maggioranza PD-PDL? Io non sono entusiasta di questo governo, però
essendo stato un amministratore, so che quando si sta al governo, come diceva mio nonno, bisogna starci con tutti i sentimenti, cioè nel senso che una volta che si sta al governo bisogna esercitare la responsabilità fino in fondo. Non so quanto durerà, però la cosa importante è che noi come Partito Democratico ci mettiamo qualcosa di nostro in questo governo. Ecco, le critiche che abbiamo fatto io e Laura vertono proprio su questo, cioè sul fatto che l'agenda l'ha comandata un altro. E invece noi come PD ci dovremmo mettere del nostro, e ci dobbiamo mettere una cosa fondamentale, il lavoro, perché questa è oggi la cosa più importante, come creare lavoro in questo nostro paese. E io non credo che sia una cosa facile, perché basta dire lavoro, sono buoni tutti. Anche qui credo che le strade che sono state seguite negli ultimi 20 anni sono tutte abbastanza consumate. Noi per 20 anni abbiamo fatto leggi sul lavoro, ma le leggi non creano lavoro. Abbiamo discusso prima la legge Treu, poi la legge Biagi, poi la legge Fornero, ogni anno cambiamo queste norme, ma basta, cioè questo fa lavorare solo gli avvocati, i giuslavoristi, ma non produce nulla. Così come non credo che siano sufficienti gli incentivi, anche qui ogni anno, ogni finanziaria rifacciamo di nuovo gli incentivi, e ogni ministro arriva e dice una cosa che era quella che aveva detto due ministri fa, solo che ce lo siamo dimenticati, ma lui ce la racconta come nuovo. Sono 20 anni che facciamo norme e incentivi, ma le norme e gli incentivi non producono lavoro. Bisogna fare qualcosa di diverso, bisogna agire sull'economia. Ma noi la chiamiamo ancora crisi, ma è una crisi che sta lì da 6 anni, forse il termine è sbagliato, è una grande trasformazione. Siamo già l'Italia è già diversa da come era, l'apparato industriale è già diverso da come era 6 anni fa, e c'è un'illusione in giro, c'è un'illusione in giro. Per questo la parola crisi è sbagliata, perché rafforza questa illusione, cioè l'idea che a un certo punto si ricomincia come prima, si esce dal tunnel, no? Questi sapientoni dell'economia che ci dicono sempre, ma fra 6 mesi si esce dalla crisi, poi arriviamo lì, è come la duna nel deserto, dice no, non è qui, è più là, insomma, no? Perché questi sapientoni, questi economisti, questi tecnocrati non vedono il problema di creare nuova economia, perché l'economia vecchia non tornerà mai ai livelli di crescita, di occupazione che abbiamo conosciuto. Quindi bisogna creare nuove imprese, nuovi settori, nuove filiere produttive, ma questa non è una cosa che si fa con gli articoli di legge e con gli incentivi, si fa con le politiche pubbliche che aiutano appunto quelli che già stanno provando a fare qualcosa, insomma. L'apparato industriale, il nostro, stiamo perdendo pezzi importanti, però ci sono anche imprese che ci stanno provando e che ci stanno anche riuscendo, ma noi sappiamo che questo apparato industriale così com'è non va bene, ma non va bene da tanto tempo. Avremmo dovuto riformarlo 20 anni fa quando siamo entrati nell'euro, non l'abbiamo fatto. Bisogna innalzare il livello tecnologico di questo sistema produttivo, bisogna investire su nuove filiere produttive. Allora, visto che non l'abbiamo fatto prima, visto che in qualche modo la crisi ci obbliga a farlo, ma questo significa grandi politiche pubbliche. Quando si dice green economy non basta dirlo, significa fare degli interventi in modo tale che davvero possano nascere delle imprese, che si possa creare lavoro. E poi anche però dal punto di vista dei comportamenti dei cittadini, io credo che oggi i cittadini italiani stiano ognuno dandosi delle strategie nuove di risposta a questa crisi, e c'è una predisposizione anche a cambiare abitudini. Ripeto, è una cosa forzata in parte dalla crisi. Io sono strabiliato ad esempio dai miei cittadini romani, no? Li vedo adesso che si stanno appassionando alla bicicletta. Io quando ero assessore al traffico ho fatto di tutto per convincerli, gli ho messo gli incentivi, ma non mi si fidavano proprio, perché farli scendere dall'automobile era stato impossibile ai romani. Adesso con la crisi invece stanno domandandosi se forse non è il caso di lasciare l'automobilina, e addirittura si sono appassionati alle biciclette, che a Roma non è proprio coi 7 colli la cosa più facile, insomma, no? Ma allora
c'è un ripensamento, c'è una disponibilità nuova, perché non li aiutiamo? Questo può essere il momento in cui noi facciamo crescere dei nuovi sistemi di mobilità sostenibile, carpooling, car sharing, bike sharing, ci sono i tecnici, si sono inventate le cose più tremende, con degli investimenti queste possono diventare anche attività lavorative e quindi si possono cambiare le nostre abitudini ma allo stesso tempo creare occupazione. Queste sono le cose che noi dovremmo mettere nell'agenda nazionale. Il PD sta al governo perché fa queste cose, visto che ci dobbiamo stare non lo so quanto, ma almeno lasciamo un segno, che si possa dire vabbè, quei 101 hanno fatto un casino, ci hanno costretto a fare sta cosa, però mo dentro, visto che noi siamo gente seria, almeno spendiamo questo momento per fare delle politiche che siano in grado di migliorare il sistema produttivo italiano, di creare intorno ad alcuni grandi comportamenti collettivi delle nuove opportunità di investimento. Beh, durerà un anno e mezzo, ma se noi potessimo fare qualcosa di buono su questo, beh vabbè, non sarebbe proprio tempo sprecato. Allora a quel punto questi risultati poi potremmo valorizzarli e presentarci alle elezioni dicendo ecco queste piccole cose che siamo riusciti a fare in queste condizioni difficili, adesso però vorremmo farle in grande con un nuovo governo di centrosinistra guidato dal PD che possa davvero portare l'Italia fuori dalla crisi. Laura, diceva Walter, dobbiamo dettare noi l'agenda a questo governo, ma secondo te è davvero possibile? Cioè, in questa strana maggioranza è davvero possibile fare le cose? Perché fino ad oggi, diciamocelo, abbiamo avuto l'impressione che a volte non sia stato possibile così. È sicuramente difficile, perché non saremmo avversari politici se non avessimo due visioni diverse della società. Altrimenti, quando parliamo di politica, potrebbe risultare indifferente andare a votare il PDL o il PD. Io non sono convinta che siamo facilmente compatibili, ma sono convinta, ed è quello che avrei auspicato all'inizio, qualcuno se ha seguito un po' la storia politica degli ultimi 6 mesi lo sa, alcuni di noi avremmo gradito un governo di scopo con pochi ministri e degli obiettivi molto chiari da portare a termine nel giro di 8 mesi, un anno, e quindi verificare alla fine di questo percorso quali di questi obiettivi erano stati raggiunti. Si è scelta, come si è detto, una strada diversa, una strada che ci impone una zavorra quotidiana, però è anche vero che io credo che qualcosa di più di quanto si sta facendo, non tanto in termini quantitativi, perché con tutta onestà diciamo anche questo, il Parlamento per esempio, mi risulta, io è la prima volta che ci entro con la difficoltà che sappiamo da marzo, ma il Parlamento italiano non ha mai lavorato così tanto, mai, da lunedì a venerdì non siamo mai stati in Parlamento a legiferare, in commissione a discutere di materie economiche, ambientali, sociali, di scuola, no? Di istruzione, eccetera, eccetera. Quindi dal punto di vista del lavoro noi ci siamo trovati obiettivamente in un collo di bottiglia terribile, con una massa di flussi e di necessità che sono arrivate a termine, la scadenza dell'IVA, la scadenza dell'IMU, ma soprattutto per dire abbiamo prodotto il pagamento per le imprese grazie alla riduzione del deficit che si era ottenuto, abbiamo messo in campo i decreti attuativi di queste materie a tempo, diciamo, da paese quasi civile, abbiamo cercato di mettere a fuoco per esempio nell'ambito della giustizia dei coadiutori ai giudici che possono ridurre i tempi delle leggi. Adesso andremo ad approvare finalmente anche in Senato la legge che è stata indicata da Libera relativamente al voto di scambio e quindi avremo un sistema giudiziario superiore. Ci siamo trovati con tutta una serie di infrazioni comunitarie. Guardate che l'Italia è ancora il paese con il maggior numero di infrazioni comunitarie aperte. Sono soldi ulteriori che rischiamo di pagare e che paghiamo dopo non aver, come dire, ottemperato ai nostri obblighi in materie sostanziali
e molto importanti come quelle ambientali. Per la prima volta scenderemo sotto quota 100, eravamo a 137 infrazioni comunitarie, scenderemo dopo tanti anni sotto quota 100, perché finalmente approveremo una serie, come dire, di norme che vadano a recepire norme di solito di grande buonsenso e di grande trasparenza come quelle europee. Però c'è un'enorme difficoltà, perché la questione di scariche, voi ne sapete qualcosa con l'impianto di incenerimento, la questione rifiuti nel paese è un'emergenza, c'è l'emergenza lavoro. Per esempio, una cosa di cui non si parla mai è mettere insieme questi due ultimi elementi che ti ho dato, senza continuare a fare l'elenco. Per esempio, un Partito Democratico che è differente nelle scelte, nei metodi, nello stile e negli obiettivi da un PDL, che cosa può mettere sul piatto? Per esempio, deve mettere sul piatto che questo paese non può oggi, 2013, trovarsi con 32 milioni di tonnellate di rifiuto assimilato agli urbani o urbani, quindi piccole imprese e realtà, diciamo, cittadine, avendo 60 milioni di abitanti, cioè 500 kg a testa di rifiuto da smaltire nelle discariche, negli impianti di incenerimento, sono da paese profondamente incapace di vedere le cose come stanno, perché quello non si chiama rifiuto, si chiama materia prima, e noi ne abbiamo un bisogno straordinario. Perché? Perché siamo il paese della manifattura. E quindi dobbiamo cercare di recuperare il più possibile, e se ci sono realtà territoriali che fanno 50-55 kg, la mia per esempio, no? Ad abitante rispetto ai 500 che è la media nazionale, forse si può fare molto di più e molto meglio. Allora io vi do un dato, l'Eurispes, grande istituto di ricerca, 2012 ha fissato due dati che mi hanno impressionato. Ha detto l'Eurispes che un impianto di incenerimento e una discarica ogni milione di tonnellate di rifiuto producono 80 posti di lavoro, cioè ci servono 80 persone per sostanzialmente fare i turni per l'una o l'altra cosa. È chiaro il perché, non c'è, diciamo, lavoro, c'è solo da controllare un impianto o da controllare una discarica, quindi un milione di tonnellate di rifiuto fanno 80 posti di lavoro. Ma l'Eurispes, non Laura Puppato o Walter Tocci, ci dice che se quel milione di rifiuto io lo trasferisco riciclandolo e riutilizzandolo in materia prima e seconda, io produco 16.000 posti di lavoro. Allora io, che sono un po' matematica di mio per il lavoro che ho sempre fatto prima di fare il sindaco e poi il politico, ho pensato che se in Italia tutti facessero come la mia città, Montebelluna, come metà della mia provincia, Treviso, noi avremmo, invece che 32 milioni di tonnellate, 3 milioni e 200 mila tonnellate di rifiuto. Quindi non avremmo problemi di bonifiche, di discariche, di mala sanità, di impianti che inquinano il territorio, di danni alla salute, che sono costi, ulteriori, che non abbiamo contabilizzato. Ma avremo 29 milioni di tonnellate, cioè il resto tra 3 milioni e 2 e 32 milioni, che, se vi ricordate il dato dell'Eurispes, fanno 29 milioni di tonnellate per 16.000 posti di lavoro a tonnellate. Totale fanno 450.000 posti di lavoro. Interessa? Voglio dire, questo è il paese che vogliamo. Prima Walter diceva: noi dobbiamo riuscire a produrre politiche che recuperino le virtuosità che ci sono ovunque e le trasferiscano a tutto il paese. Noi dobbiamo fare politiche che siano in grado, stiamo perdendo di 18 miliardi relativi che ci spettavano di diritto relativi ai fondi europei, ne stiamo lasciando sul piatto il 40%. Il 40% fanno la bellezza di oltre 7 miliardi. Ora, perdere 7 miliardi perché non si è capace di produrre progetti che rendano possibile maggiore occupazione e soprattutto creino migliori condizioni di vita, perché sono progetti sulle bonifiche, perché sono progetti sull'efficientamento energetico, perché sono progetti per esempio per le imprese per rendere più efficace e più efficiente i processi produttivi.
ma perché siamo così sciocchi? Perché abbiamo dei politici così sciocchi? Perché non ci occupiamo veramente di mettere all'ordine del giorno, nell'agenda dei prossimi mesi, queste questioni, dicendo: questi sono i nostri obiettivi e questo paese può uscire dalla crisi non arrampicandosi sugli specchi e cercando soltanto di portare a casa convenienze immediate, dicendo che forse tagliamo qualcos'altro e recuperiamo l'IMU, e invece non cerchiamo davvero di promuovere una società che cambi anche mentalità nell'affrontare i temi. La scommessa che noi avevamo sul piatto come Partito Democratico e che non siamo riusciti a vincere perché abbiamo perso queste maledette elezioni e ci è toccata questa infamia del dover, come dire, tentare per 50 giorni col Movimento 5 Stelle e poi accontentarci di essere amministrati da Napolitano che ci dice cosa dobbiamo fare. Bene, allora, siccome questo non è possibile che resti l'unico elemento, diceva giustamente ieri Rosi Bindi, non si può pensare che l'emergenza sia l'unico elemento quotidiano di lavoro e di obbligata convivenza. Non è possibile. Noi dobbiamo riuscire a far volare lo sguardo, ad essere un po' più attenti al futuro, un po' più lungimiranti. Noi dobbiamo riuscire a produrre politiche che mettano sul piatto un investimento, che questo paese riesca a portare all'attenzione di tutti. Uno dei problemi che stiamo discutendo in questi giorni sono le trivellazioni in Adriatico. Ma come possiamo pensare di mettere 70 piattaforme per tentare di capire se c'è petrolio in Adriatico, quando questo ce lo dice persino Confindustria del turismo, che è venuta Confturismo, Confesercenti, sono venuti i Federalberghi, ci hanno pregato in ginocchio, hanno detto: non distruggete l'unico bene di cui siamo in possesso, il paesaggio, l'ambiente, le coste, i mari non si toccano, è l'unico petrolio che abbiamo, è tutto in superficie, è la nostra bellezza, impariamo a venderla, che l'abbiamo venduta in 20 regioni diverse, che vanno a fare le fiere con 20 regioni e non con un marchio chiamato Italia. Quindi impariamo a fare bene le cose che abbiamo fatto male in questi anni. Rivediamo la logica produttiva. Stiamo lavorando con il decreto sull'ILVA. Sono convinta che stiamo facendo una buona cosa. Ma ci pensate che l'ILVA si sostiene oggi con il 74% della produzione che faceva rispetto a dicembre-gennaio 2012 e in più riusciamo a mettere da parte 1,8 miliardi per le bonifiche che l'IVA non è mai riuscito a fare? E allora c'è la cattiva politica, ma c'è anche la cattiva impresa. Ma finalmente mettiamola sul piatto sta roba, siamo trasparenti, diciamo le cose come stanno, premiamo i migliori e penalizziamo i peggiori. Chi inquina paga, chi inquina paga. Se così facciamo, creiamo un ulteriore volano, perché a quel punto tutti coloro che sono corretti, onesti e che capiscono il valore dell'ambiente investiranno in questo e saranno nuovi posti di lavoro. E produrremmo lavoro buono, quello che tra l'altro ci permette di mantenere la nostra straordinaria bellezza e forse di sostanziarla di più e di renderla ancora più appetibile e più presente in tutto il territorio nazionale, anche nei luoghi che sono stati in larga parte dimenticati. Quindi questa è la funzione che noi vorremmo portasse avanti il Partito Democratico, ma su questo Walter, io, molti altri, vogliamo su questo rasserenare assolutamente tutti stasera prima di andare a giocare al gioco delle freccette. Vi garantisco che stiamo lavorando per questo, vi garantisco che l'Italia ce la può fare e la politica non deve avere paura mai della verità, delle competenze, del merito di cui questo paese si è dimenticato. Quanto ci sarebbe da dire, quanto danno è stato fatto nella connivenza, nel scegliere i peggiori solo perché erano fedeli, nel mettere nei luoghi di riferimento, nei posti più importanti, gente. Io dicevo, sono orgogliosa di avere, mia figlia lavora nella mia impresa quindi non è disoccupata, ma di avere i figli di mio marito, una è disoccupata e una è precaria, perché vedete,
chi fa politica non può avere più privilegi degli altri, questa è la verità. E quindi è corretto e onesto che noi per primi siamo quelli che siamo in grado di non fare privilegi per nessuno e di non garantire di più qualcuno a qualcosa a qualcuno solo perché è più amico o più vicino al nostro sentire. Abbiamo veramente mandato all'estero i nostri figli e demolito il paese perché ci siamo comportati come degli arruffoni, come una razza animale predatrice e non rispettosa della propria realtà economica, sociale e del proprio ambiente. Ecco, facciamo un indietro tutta e recuperiamo queste necessità, queste volontà. Io penso che ce la facciamo perché abbiamo tutte le qualità per farcela, a partire dall'ingegno, che non è neanche merito nostro, ma della nostra storia millenaria, di quello che siamo stati e che non possiamo adesso esserci dimenticati di essere. Semplicemente dobbiamo trovare un partito che ritrovi il senso della sua esistenza ed è tutto scritto in quello statuto, così come è tutto scritto nella nostra Costituzione, il nostro dovere quotidiano. Grazie, andiamo a giocare. Grazie allora, grazie a Laura Puppato, grazie a Walter Tocci. Speriamo che il PD raccolga questi suggerimenti. Grazie.